sfogliamo come di consueto le nostre pagine scientifiche della settimana sulla medicina con la giornata mondiale della SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, fissata in tutto il mondo al 21 giugno, ma che per diversi giorni a seguire sicuramente aperto alla discussione sugli ultimi risultati della ricerca su questa terribile malattia chiamata anche morbo di Göring, dal nome di un famoso giocatore di baseball che ne fu colpito, o malattia di Charcot dal neurologo francese che per primo la descrisse nel 1860. Una malattia insidiosa e terribile che per lo più dopo i 50 anni porta ad una generazione dei neuroni del movimento. Una malattia sporadica e dalle cause tuttora incerte ma incalzante, se dagli ultimi dati esce fuori che i casi sono 2 ogni 100.000 abitanti, che i malati in Italia sono circa 3.500 e soprattutto che i nuovi casi sono 1.000 all'anno, con la Lombardia prima, seguita da Campania, Lazio e Sicilia. Il numero dei casi presenti sul territorio dipende dalle cure che permettono di allungare la vita del malato, anche se a tutt'oggi non c'è una terapia in grado di arrestare la malattia, il cui esito è sempre infausto. Comincia a farsi avvertire con brevi contrazioni muscolari, dette fascicolazioni, crampi, rigidità dei muscoli, malfunzionamento di un arto. È una sintomatologia che riguarda il 75% dei casi, mentre nell'altro 25% l'esordio è bulbare, che si manifesta con difficoltà nella parola fino alla sua perdita e incapacità di deglutire. Gli ultimi studi consentono di affermare che tra le cause della SLA ci sia la mutazione di un gruppo di geni, in particolare quello che produce la superossido dismutasi CUZN. Se funziona, ripulisce le cellule da un radicale libero. Quando non funziona più, si ha un accumulo tossico che uccide le cellule neuronali. Oggi l'unico farmaco in grado di ridurre la progressione della malattia è il riluzolo, che rallenterebbe il rilascio di glutammato, il cui accumulo nel plasma e nel fluido cerebrospinale dichiara morte ai neuroni. E passiamo alla menopausa, parola che viene dal greco men menos, che significa mese, e pausis, che significa cessazione, quindi fine del mese, fine del ciclo mestruale, cioè dell'attività ovarica e della produzione di estrogeni. Ma non è di questo che vogliamo avere la presunzione di parlare, quanto della causa della menopausa, pausa, di cui, udite bene, sarebbero responsabili gli uomini. È il risultato della sorprendente ricerca alla quale arrivano i ricercatori della McMaster University dell'Ontario in Canada. In pratica, la fine del ciclo mestruale e dell'età fertile sarebbe un fenomeno non naturale, ma la conseguenza della preferenza dell'uomo con donne più giovani. Questo, secondo questa teoria, indurrebbe alla menopausa. È come se l'invecchiamento fosse accelerato dalle scelte degli uomini. Lo studio di Rama Singh, lo scienziato, il ricercatore, il medico che lavora in questa università canadese, ribalta quindi la teoria convenzionale secondo cui la menopausa arrivi per impedire alle donne anziane di continuare a riprodurre. La nuova concezione, sostenuta dai ricercatori canadesi, è invece che sia in realtà la mancanza di occasioni riproduttive ad aver dato origine alla conclusione dell'età fertile, che sia la competizione tra gli uomini di ogni età per le partner più giovani ad aver ridotto le chance riproduttive delle donne anziane. Una teoria che farà arrabbiare molto le donne e che è destinata a diventare argomento di accese discussioni, magari questa estate sotto l'ombrellone. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Ed a proposito di ombrellone d'estate, carote, radicchio, albicocche sono sul podio degli abbronzanti naturali in grado di aiutare il corpo a catturare i raggi del sole ed assicurare una tintarella naturale, garantendo nel contempo la difesa dalle temperature elevate. Siamo su un tema di grande attualità con l'estate in corsa e con gli anticipi di giugno dell'anticiclone africano, che l'anno scorso, ricordate, anticiclone fu chiamato Scipione, quest'anno invece è chiamato Ade.
è stato chiamato Ade perché questo anticiclone è in via di esaurimento e ovviamente darà la stura ad altre manifestazioni, altri eventi climatici. Con il grande caldo, consumare carote, insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, albicocche, fragole o ciliegie serve a difendersi dai colpi di calore, ma anche, sottolinea Coldiretti, a preparare la bronzatura estiva. Anche chi è ancora costretto a rimanere in città, infatti, può difendersi dal caldo e prepararsi la tintorella estiva con una dieta adeguata, che si fonda sul consumo di cibi ricchi in vitamina A, che, precisa Coldiretti, ma lo sappiamo tutti, favorisce la produzione nell'epidermide del pigmento melanina per donare il classico colore ambrato della pelle. E per chi è amante delle classifiche, ecco quella degli abbronzanti in natura. Al primo posto, indiscutibilmente, le carote, che contengono ben 1200 microgrammi di vitamina A o quantità equivalenti di caroteni per 100 grammi di parte edibile, cioè mangiabile. Al secondo posto continua la Coldiretti, salgono i radicchi, che ne hanno circa la metà, mentre al terzo si posizionano le albicocche, seguite nell'ordine da cicoria, lattuga, melone giallo, sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle, cocomeri, fragole e ciliegie, che presentano tutti contenuti elevati di vitamina A o di caroteni. Questi vegetali, conclude Coldiretti, sono dunque alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo, nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l'apparato intestinale con i loro apporti di fibre e si oppongono all'azione dei radicali liberi prodotti nell'organismo dall'esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile.